Buonasera! Buonasera. Io faccio i soliti test per vedere se ci sentiamo, quindi abbiamo cominciato Buona con la il piede prima. giusto. Allora, intanto benvenuti a tutti quelli che hanno già salutato. Un saluto dalle Muffin, a Evelyn, a Omerion, a Black Cap Elena. Ma quanto siamo Buonasera a belli, tutti. dice Omerion, grazie. Grazie, caro. Grazie, caro, ma un saluto anche a Ranoson che sta giocando. Ha scritto nel gruppo Telegram perché è stata una delle fortunate, credo, femminile, perché io ogni volta mi confondo ancora con i nuovi, non sono pratico con i pronomi. A vincere l'abbonamento regalo. Sì, esatto, sì. A vincere l'abbonamento regalo durante la maratona. Per Oh, cui non solo grande. si è beccata l'abbonamento, si è beccata le icone, si è becca la non pubblicità quando viene mandata da Twitch, e si beccherà anche il regalo del mese, che niente male, perché del regalo del mese voi non lo sapete, ma noi abbiamo avuto degli spoiler. Ieri credo che Deb hai mandato il tuo spoiler ieri, Sì. forse. Sì, ieri. Niente, niente, vi aspettano cose veramente, veramente belle, però del resto, con delle parole come labirinto, bambino, buio. Disegna Deborah, scrive Gabriella. Soprattutto scrive Gabriella. Cos'è che può andare storto, a parte tutto? Ma nel Non senso può. positivo del termine, proprio Oh, tutto magari potrebbe. sarà una storia invece super bella, cioè super felice con gli unicorni. Sì, guarda, è esattamente quello che mi aspetto da un tuo disegno e da una storia scritta da Gabriella, è esattamente quello che mi aspetto. Un saluto a Mauro che è appena arrivato. Ciao Mauro. Allora, ragazzi, com'è andata a voi spettatori il post maratona? Perché io lo voglio chiedere anche a Deborah, perché in realtà noi ieri nel gruppo non abbiamo parlato tantissimo, perché No, credo infatti. che eravamo tutti più o meno in coma. No, che dici? No, in realtà no, ero stanca, però pensavo di stancarmi di più, perché poi in realtà ci siamo anche divertiti, cioè è stato bello. Però sì, comunque dobbiamo riposarci un attimo. Un saluto anche a Manuel. Benvenuti, benvenuti. Allora, sì, in realtà devo dire onestamente che ho avuto quel momento a fine maratona. Stavo dicendo a fine fiera. No, Alla fiera dell'est. perché stavo dicendo esattamente come quando finisco una fiera. Da ospite, quando siamo ospiti alle fiere del fumetto, eccetera, eccetera. Che a te sembra all'inizio una cosa impossibile. Tu dici: devo stare 4 giorni seduto allo stand a parlare incessantemente con la gente che viene allo stand. Poi c'ho la presentazione, poi c'ho un sacco di roba da fare. E il primo giorno ti sembra impossibile. Arrivi al quarto giorno. Che hai preso il ritmo e potresti durare altri 6 giorni senza Sì, è problemi. vero. Poi in realtà cosa fai? Finisci il quarto giorno, torni a letto, cioè torni a casa, ti butti a letto e ti arriva tutta la stanchezza di colpo e poi dormi per 15 giorni senza interruzioni. Sì, no, confermo, è proprio quella la sensazione. Ecco, all'inizio però è quasi un momento tipo di ho un vuoto dentro, non so che Esatto, fare della mia c'è il vita. classico vuoto del oh no, e ora che faccio? Mi stavo divertendo tanto, voglio continuare. Sì. E poi però dici no, vabbè, ok, però sono stanco in effetti, quindi forse è meglio interrompersi. Allora, oggi molto facile intuire sia dal titolo che dalla schermata che dal un piccolo spoiler che ho fatto nel gruppo Telegram, per chi ci segue sul gruppo Telegram, non faremo la nostra classica chiacchierata del martedì, ma dati gli impegni personali di tutti,
Abbiamo preferito fare uno switch nel programma. Ci faremo la nostra chiacchierata. Non si sa bene cosa, perché non si sa mai bene cosa. E abbiamo deciso di anticipare il libro game del giovedì a oggi. Evelyn ci fa notare quanto sia bella la grafica che riprende il disegno di Giovanni. Esatto. Sì. Questo perché ho deciso, tra virgolette, di usare il disegno di Giovanni come sfondo, perché diciamo che Deborah è qui soltanto perché ci vuole e vi vuole tanto bene, e perché si diverte a giocare, ma sì, anche lei in questo momento sta lavorando. Quindi voi la vedrete effettivamente con la penna e sta disegnando, sta colorando, sta facendo della roba veramente interessante, ma per altri motivi, per studio, diciamo. Purtroppo, esatto. E quindi, mancando l'elemento grafico che abbiamo introdotto ormai nel libro game da un po' di tempo, ho chiesto a Giovanni di farmi avere la versione, tra l'altro anche un pochettino più definita, perché poi lui ci aveva lavorato in privato, del disegno. L'abbiamo messo come sfondo perché fa atmosfera. Come vedete oggi, Streamlabs non sta dando alcun problema, cioè proprio... Domenica cosa gli era preso? Io non ne ho la più pallida idea. Funziona il muro di cuori, funziona la chat, funziona funziona tutto. Quindi noi non ci stiamo lamentando assolutamente. Anzi, grazie Twitch, grazie Streamlabs di averci fatto partire bene. E credo anche, non vorrei parlare tanto, ma anche con la selezione del... No, non c'è multi quality stasera, vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Un Marion è una cosa molto vera. Io ho aspettato che lo dicesse qualcuno. Dice: meno male che Deb doveva essere messa male. Guardate quella sciocca, Dio santo, è meravigliosa. Quindi raga, mi sono chiusa in bagno e mi sono tipo restaurata perché ero in condizioni. Questo si chiama il miracolo del make-up. Esatto, questi sono i miracoli che fanno le ragazze con il... Ma anche i ragazzi. Esatto. Ormai è di pratica comune. Prossimo format, Deborah vi spiega come migliorarvi in 10 minuti. Deborah Makeup, facciamo il format Deborah Makeup. Prendete Photoshop. È bellissima la chat vista così. È vero. A me pure piace, devo dire onestamente che... Allora, noi non ve l'abbiamo potuta fare vedere durante la live di domenica e ci è dispiaciuto tanto, ma abbiamo introdotto diverse schermate che includono la chat all'interno della schermata stessa. Domenica purtroppo la chat non funzionava, quindi abbiamo dovuto usare le classiche schermate per andare avanti. Però vi vedrete a video sempre più spesso, almeno nei Just Chatting e nei Libri Game. Nello story build e nella lettura visiva tenderemo sempre a dare un po' più di rilievo al disegno, e anche le nostre webcam infatti sono molto più piccole in genere. Comunque, quel bellissimo commento di Mauro Bishop: prossimo format make-up per Dani e Giova e chi si trucca meglio. Ma Giovanni parte avvantaggiato, c'ha la parte degli occhi naturale, cioè c'ha il... Beh vabbè, ma tanto adesso che abbiamo Robert Pattinson nei panni di Batman con la matita negli occhi che lancerà la moda, io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Uomini, usate la matita nera, vi prego, vabbè, vi sta benissimo. Sì, ok, però Pattinson non avrà la matita negli occhi, Pattinson avrà gli occhi tipo panda perché dovrà... Cioè, nel senso, lui è Batman. Esatto, quindi avrà tutto il nero negli occhi. Non sarà... Se si leva la maschera è tipo vero panda con gli occhi neri e tutto il resto bianco. Sì, sì, sì. Non sarà sexissimo, diciamo. Però. Comunque ragazzi, no, è vero che la chat è figa. Non lo so, fa molto... No, sai cosa? È in trasparenza col disegno di Giovanni che è figa. No, ma anche perché non li senti più vicini, cioè messi lì accanto. Vero, fanno parte, capito, della scena proprio. Assolutamente, poi messi così grandi, hanno proprio la loro importanza. Esatto, sì. Ok, non ti interrompo. Mi piace.
Allora, ragazzi, cosa facciamo stasera? Stasera giochiamo al secondo volume della saga di Choose Cthulhu, Le Montagne della Follia, che abbiamo iniziato durante la maratona, ma che per motivi tecnici avevamo mille cose da fare e degli ospiti da far partecipare, non abbiamo potuto terminare durante quella sera, quel pomeriggio. Anche perché effettivamente ancora da giocare ce n'è un po'. Io ho comunque qua da qualche parte nella libreria, voi non lo vedete, ma c'ho anche il manicomio di Arkham nel caso in cui serva. Ma Evelyn chiede Dan, lo sponsor c'è, San Pellegrino Arkham, qui, eccolo qua. Non ci facciamo mancare mai il nostro chinotto. Ma nel caso in cui la lattina di chinotto non bastasse, abbiamo anche una bottiglia piena di Coca-Cola. Quindi diciamo che oggi siamo pieni pieni di sponsor così proprio. Madonna, io... Salutiamo la San Pellegrino, non è... No. Io i fazzolettini. Fantastico, abbiamo tutto il... tutta l'attrezzatura che ci serve. Ora, facciamo un breve recap. Prima di avventurarci nella serata di oggi. Il nostro protagonista si chiama... allora, come si chiama il nostro protagonista? Perché è molto interessante. Credo che si chiami William qualcosa. William Dyer. William Dyer. Ok. Il nome è... Siamo dei geologi. Lavoriamo per l'università per la Miskatonic University, e abbiamo preso parte a una spedizione in Antartide. La spedizione in Antartide, perché siamo stati presi e ingaggiati in questa spedizione in Antartide? Perché un nostro caro amico ha inventato uno strumento che è in grado di fare delle perforazioni a chilometri di profondità, e l'università gli ha finanziato questi scavi in Antartide per raccogliere dei metalli, dei fossili, delle pietre, comunque del materiale in profondità nell'Antartide, cercando di scoprire, di fare nuove scoperte, dato che è un argomento, comunque un territorio mai esplorato. Il viaggio è durato un bel po', siamo arrivati in Antartide con la nostra squadra. Nella nostra squadra era presente anche tale professor Lake, che era un professore di biologia, che ha trovato dei fossili, delle impronte, e ha deciso di andare verso ovest per studiare queste impronte. Noi siamo rimasti a sud a fare i nostri scavi. Effettivamente, forse aveva ragione lui, nel senso che noi a sud non abbiamo trovato niente, mentre lui a ovest ha trovato quelle che noi abbiamo chiamato sin da subito le Montagne della Follia. Sono delle montagne coperte da una nebbia perenne, alte più o meno quanto l'Everest, di cui gli esseri umani non si erano mai accorti prima. Vabbè, dico, cazzo, siamo in Antartide, ci può stare che effettivamente non te ne sei mai accorto prima, non è che ci vai in vacanza tutti i giorni in Antartide. Abbiamo anche trovato una serie di pinguini giganti, cioè pinguini molto grandi, ma sorvoliamo perché li abbiamo visti di sfuggita in realtà questi pinguini. Quello che sappiamo è che a un certo punto il professor Lake non ha inviato più alcuna informazione. L'università ci ha chiesto di andare a controllare, e noi, piuttosto che dirgli sentite, forse è meglio che aspettiamo qualche altro giorno, ci daranno sicuramente delle informazioni, saranno impegnati a fare la ricerca, abbiamo detto sì, dai, prendiamo l'unico aeroplano che ci è rimasto e andiamo nelle Montagne della Follia a cercare il professor Lake. Quello che è successo è che siamo arrivati, il campo del professor Lake sembra deserto. Noi abbiamo dei cani nell'aereo, perché sono i nostri cani da slitta che non sono voluti scendere perché hanno paura, non sappiamo ancora di che cosa. E
Il libro ci aveva fatto trovare una mappa, mappa che io per correttezza e per, diciamo, aiutarvi nello svolgimento della storia, vi ho fotografato e di tanto in tanto ve la mostrerò a video, come sto facendo per adesso. Anzi, ve la metto anche più grande, perché tanto non ci sono problemi, la posso mettere anche più grande, la metto così. Ok? Sì. Potete notare bene che l'accampamento è formato da quattro zone: il recinto dei cani, l'accampamento, la fossa comune e l'hangar, e che è una strana struttura in alto a sinistra, e c'è un elenco di quelli che erano i membri del team del professor Lake. Abbiamo Percy Lake, per l'appunto, Gregory Moulton, Howard Gidney, Thomas Fowler, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di nomi. Accanto a questi nomi ci sono dei numeri. Ve lo dico prima. Sono le età delle persone in questione. Ma sono anche indizi. Ora, non ci siamo ancora arrivati a capire a cosa serviranno, però... Quando vi ho chiesto, l'ultima scelta che abbiamo fatto è stata se visitare prima il recinto dei cani, l'accampamento, la fossa comune o l'hangar. E noi avevamo deciso di visitare l'accampamento. Io vi rileggo il paragrafo dell'accampamento e facciamo quindi la prima scelta della serata. Il campo base di Lake è in buone condizioni all'apparenza. Non appena lo raggiungi inizi a urlare il nome di Lake e quello del suo pilota, ma nessuno ti viene incontro. Nel campo ci sono quattro tende che formano un semicerchio insieme a una più piccola al centro e a un'altra più lontana. Allora, mentre lo descrivo vi lascio la mappa in sovraimpressione così abbiamo un'idea di come è fatto il posto. Delle quattro più grosse, rinforzate con pesanti muri di ghiaccio, due sono le enormi tende dove gli uomini dormono durante le ore di riposo. La terza è quella dove vengono conservati i materiali raccolti dalla spedizione e i macchinari pesanti, mentre l'ultima funge da sala da pranzo e area per il tempo libero. La quinta è più piccola e più riparata, ospita l'attrezzatura radio e l'equipaggiamento vitale. Quella più lontana serviva da latrina improvvisata, perché fare i propri bisogni a quelle temperature potrebbe rivelarsi mortale. Allora, qui c'è da fare la nostra primissima scelta, ovvero cosa vogliamo visitare per prima. Cosa esaminiamo? Io... mi sa che avevo... Dov'è? Allora... La fossa comune avevo votato io. I letti da campo, la tenda con la radio, l'area svago, la latrina. Ah, è la scelta dopo. O il deposito. Ragazzi, come sapete, per partecipare al sondaggio basta scrivere in chat il numero della risposta che volete dare. Uno per visitare i letti da campo, due la tenda con la radio, tre l'area svago, quattro la latrina e cinque il deposito. Avete veramente un'ampia scelta. Allora, qua c'è una... No, Evelyn! Aria svago, sì, evviva! Yeah! Yeah! Si muore sicuro. Ma la risposta di Manuel è incredibile, dal cesso di un uomo puoi capire tutto, e quindi così, votiamo la latrina. Secondo Manuel è meglio andare in ordine. Allora, io credo che proprio in questo caso, non dico sia indifferente, però secondo me ci farà visitare tutti i posti dandoci indizi. E a proposito, chi ce l'ha a disposizione un pezzettino di carta e una penna, scrivetevi quello che vediamo.
scrivetevi quello che vediamo, perché non è sempre detto che quello che vediamo non ci possa tornare utile. Proprio in questi casi in cui, tra l'altro, il libro stesso ci dà una mappa in cui ci fa vedere delle cose e ci dà degli indizi, quindi qualcuno scriva. Un Marion prenderà appunti per tutti quanti, perfetto. Anche Manuel, però effettivamente dice, anche nel manicomio di Arkham era così, vero? Vero, anche nel manicomio di Arkham effettivamente andare in ordine era utile, però è anche bello svagarsi ogni tanto. Comunque, allora, ma Deborah hai votato? Sì, ovvio. Ok, allora... Io voglio vedere il bagno. Non rivoterò per te, ma ti accontenterò, perché attualmente sì, abbiamo un 33% per la tenda con la radio e un 33% con la latrina. Mauro dice effettivamente qualcuno scriva è un concetto pleonastico in un gruppo di appassionati di scrittura. Vero. In realtà infatti sarebbe stato meglio dire qualcuno prenda appunti. Allora, io voto per la latrina. Mi ha convinto Manuel, ma mi ha convinto Mauro con il suo dal cesso di un uomo si capisce tutto. Esatto, quel commento ha vinto andiamo tutto. A visitare, ci teniamo salvato il numero 94, che è il campo base. Quindi poi dobbiamo tornare qua se vogliamo continuare a esaminare altre stanze. Ma la latrina è al paragrafo 28. Ok. L'esistenza di una tenda usata esclusivamente per le latrine è essenziale in Antartide. L'esposizione di qualsiasi parte del corpo a quelle temperature gelide può causare il congelamento immediato e la conseguenza cancrena e amputazione. Lo spazio per le latrine è piccolo e, come previsto, è vuoto. Tuttavia la porta è aperta e il buco utilizzato per evacuare è esposto al freddo dell'esterno. C'è qualcosa che attira la tua attenzione. Una scia di sale che sembra tracciare un cerchio attorno alla buca maleodorante. Allora, qua la domanda è bastarda, però io ve la faccio lo stesso. Bene. Ovviamente la domanda è: che vogliamo fare? La risposta 1 è: visitiamo altre zone del campo. Poi fare pipì. Torniamo alla mappa, in cui decidiamo proprio un'altra zona del campo. O diamo un'occhiata al Pozzo Nero. Allora, il sondaggio è partito. Uno, se vogliamo visitare altre zone del campo base. Due, se vogliamo andare in altre zone segnate sulla mappa. Quindi campo, hangar o strana struttura di metallo. O tre, per andare a vedere cosa c'è nel Pozzo Nero. Che è chiaramente la risposta da seguire, ragazzi. Cioè, voglio dire, si chiama Pozzo Nero, non può accaderci nulla di male, giusto? Esatto. Cosa può accaderci di male in un Pozzo Nero? Pozzo Nero. Circondato stranamente dal sale. Ecco, dico, non... Che è tipo la cosa con cui si fanno i cerchi magici per eccellenza. Sì, sì. I sigilli, quelli che siano sia benevoli che malevoli, ma sì. Ma tanto, la cosa assurda è che stanno votando tutti la 3. Sì, 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 c'è qualcuno che dice torniamo alla mappa. Chi è stato a dire torniamo alla mappa? Una persona saggia. Giorgia, tra l'altro, che saluto, perché ora raccontiamo un piccolo fatto divertente della giornata di oggi. Stamattina ho avuto un buco di mezz'oretta lavoro. Ho detto, perché non collegarsi su Twitch in questa mezz'oretta? Perché avevo visto che era l'orario in cui andavano online le ragazze di Parole al Vento, Irene e Viola, che abbiamo avuto ospiti domenica.
Ho detto facciamo un salto nel loro live, vediamo che fanno. E ho trovato la nostra scrittrice sui pattini a commentare. Quindi è la seconda volta che ci vediamo oggi, Giorgia. Ebbene sì, ebbene sì. Beh, la saluto pure io comunque. Infatti, Ranoson dice, magari evitando di rompere il sigillo di sale. E infatti, secondo me, era esattamente quello che dovremmo evitare. Comunque, diamo un'occhiata al pozzo nero. Oggi tutti coraggiosi. Hai visto? Oggi tutti coraggiosi. Bene, bene, bene. Bene così. Andiamo a pagina 102. Ok, forse non dovevamo andare a pagina 102. Comunque. Aia. Nessuno dei tuoi compagni sembra propenso a infilare la mano nel buco della latrina. E tutti ti sconsigliano di farlo. Beh. Però c'è qualcosa di strano in queste tracce di sale. Entri nel cubicolo e l'odore di pesce marcio ti provoca conati di vomito. Avvicini il viso alla traccia bianca che circonda il buco. E ti accorgi che è coperta di piccole impronte. Come se qualcuno ci avesse premuto sopra dei triangoli striati che terminano in piccoli punti. I fossili di Lake, pensi immediatamente. Ma chi potrebbe aver impresso quei segni come se fossero orme? A meno che non si tratti davvero di orme, ma questo significherebbe qualcosa di sconvolgente. Scarti l'idea e decidi di infilare la mano, protetta da guanti spessi, dentro al buco. Rovisti nella pozza appiccicosa e semicongelata, fino a quando qualcosa di duro sembra muoversi quando lo tocchi. Tenendo ben stretto ciò che hai trovato, lo tiri fuori e lo ripulisci dagli escrementi. Un urlo ti sfugge dalla gola. Inorridito, getti via la testa del povero professor Lake. Oddio. Ragazzi, dovremmo farci i fatti nostri. Ragazzi, forse era arrivato il momento di farci i cazzi nostri. Allora, dai, può succedere di trovare una testa, voglio dire. Sì. Ok. Allora, io la domanda, la prossima, la scelta, vorrei non farvela fare. Nel senso che mi sento di farla io per tutti. Vediamo se Deborah è d'accordo con me. Ok. Perché la scelta è: torniamo alla mappa. Mm-hmm. Torniamo a investigare il campo. Quindi l'ultima, dove abbiamo trovato i letti da campo, la radio, l'area di svago, la latrina o il deposito. Mm-hmm. Torniamo a casa. Cerchiamo di tornare a casa. Più che torniamo a casa. Mm. Io direi di tornare al campo e continuare. Cioè, c'è qualcuno che vorrebbe tornare a casa in questo momento? Cioè, no, anche perché è palese che muori se torni a casa. Giusto, siamo tutti d'accordo. Cioè, è una pessima scelta. Cioè, tentare ora di tornare a casa è una pessima scelta. No, sì, in questo caso sono d'accordo, Dan. No, evitiamo. No, è giusto. Cioè, sai cosa? È come quando tipo ti ritrovi in un posto strano, tipo il castello di Dracula, improvvisamente tipo c'è la tavola con il cibo. È chiaro che non devi mangiarlo, è strano, non dovrebbe essere lì. Allora, salutiamo Manuel, che ha una connessione che purtroppo non gli permette di seguirci stasera. Ciao Manuel, grazie di averci comunque provato. Ciao Manuel. Evelyn dice, ma fatemi capire, la testa è finita nella merda? Sì, esattamente. Ma proprio messa dentro la latrina, quindi non è proprio finita la testa là. Cioè, qualcuno gliel'ha messa esplicitamente, volontariamente. Torniamo a pagina 94, dove una volta che abbiamo visitato la latrina, ci restano altre 4 possibili scelte. Io spero che voi abbiate preso appunti, ma dico che il primo appunto è facile. È morto Lake. Ora le scelte sono: i letti da campo, la tenda con la radio, l'area di svago o il deposito. 1 per i letti da campo, 2 per la tenda con la radio, 3 per l'area di svago, 4 il deposito.
Soldato. Sì, c'è Black Apple, dice abbastanza morto. Sì, 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 è abbastanza morto. Diciamo che tendenzialmente con la testa separata dal collo, tendenzialmente si è abbastanza morti. Non me lo aspettavo. Qua ora c'è una maggioranza che sta votando per andare al deposito, che non è niente male come... Cioè, probabilmente dopo... Allora, io così, per mio parere puramente personale, ovviamente no, non voto. Io mi rimetto alla... voto soltanto quando siamo in parità. Tipo, la tenda con la radio sarebbe l'ultimo posto dove andare, secondo me. Ma perché... effettivamente lì è da dove contatti il campo base per dire siamo nella merda. Andarci subito forse ti giochi l'opportunità di scoprire qualcosa. Sì. Almeno dici tu prima, togliamo tutte le altre cose. Ci togliamo ogni dubbio. Esatto, e poi ci sono anche altre zone da visitare, perché noi stiamo visitando per adesso il campo base. Ma poi ricordiamo che ci sono da visitare il recinto dei cani, la fossa comune, l'hangar è una struttura strana di metallo. Cioè, ci sono altre quattro zone da esplorare. Finiamo il poll con il deposito. Ok, andiamo al paragrafo 26. L'area di stoccaggio è stata parzialmente smantellata e alcune parti della struttura della tenda sono state utilizzate per rinforzare o ingrandire le costruzioni. C'è poco da vedere qui, fatta eccezione per la grande quantità di pezzi che mancano del secondo apparecchio di Pabo D, in particolare il motore e le punte della trivella. Inoltre noti alcune tracce lasciate da tre slitte che partono dalla tenda e vanno in direzione della catena montuosa. Però non riesci a vedere tracce di cani. E questo ti inquieta. Quindi sono partite almeno tre slitte dalla tenda. Ma niente cani. Senza cani. Così. E manca anche il motore di un aeroplano e le punte della trivella della macchina di Pabo D, che è il nostro collega, quello che si è inventato la trivellatrice fantastica. Quindi qualcuno è effettivamente andato alle montagne. Da solo. Dun dun. Presumibilmente. La domanda è sempre la stessa. Dove andiamo? Letti da campo. Tenda con la radio. O area di svago. Ragazzi, uno per letti da campo, due per la tenda e tre per l'area di svago. Quando volete, potete iniziare a votare. Votato. Sì, Black Apple dice che le slitte fantasma. Allora, secondo me in realtà questa parte non dico che è poco pericolosa, perché secondo me no. Si può morire comunque. Però questa parte è molto più descrittiva e investigativa. Un saluto e un ringraziamento a Cenax1 per aver messo il follow. Benvenuto, benvenuta a bordo. Farci sapere qual è il pronome che più ti piace. Andiamo a vedere l'aria andiamo a vedere i giochi. Ci sono i giochi, Wii! Cenax, se non sai cosa stiamo facendo, stiamo giocando a un libro game. Il libro game non è altro che un libro con una storia bivi, in questo caso, in questa tipologia di libro game a cui stiamo giocando è una storia bivi. Voi spettatori, votando la scelta che vedete, votando diciamo alle domande che vedete insomma impressione, scegliete come far proseguire la storia. In questo caso stiamo ispezionando il campo base all'ingresso delle montagne nella follia e abbiamo deciso dopo questi due minuti di andare a vedere cosa c'è nell'area di svago, che è a pagina 17, che in genere non è un numero fortunatissimo.
Infatti. Tranne in realtà quando ci sono nato io, però lì era un momento fortunato per il mondo intero. Aia. Daniele è la modestia a parte. Allora, scusate, ogni tanto mi scappa questa op. L'area per il tempo libero si trova sotto la tenda grande quasi quanto quella dei letti da campo. Hai capito? Cioè, letti da campo, area di svago, hanno la stessa quantità di spazio nel campo urbano. Lake ha allestito un tavolo di legno attorno al quale ci sono quattro sedie. La stanza sembra vuota, ma qualcuno ha servito a tavola una cena per due che ora si sta congelando senza che nessuno l'abbia consumata. La stufa della tenda è scomparsa e ci sono segni di trascinamento dal punto in cui si trovava fino all'area dei macchinari. C'è un pezzo di carta attaccata a una parete. È una lista delle attività segnate. 20-27 gennaio. Atwood. Rapporto radio 10-16-22-30. Daniels e Brennan, recinto dei cani. Fowler all'avamposto. Baudreau, Gedney e Lake allo studio dei campioni. Carol e Watkins alle attrezzature e custodia. Ora, ragazzi, io questi ve li dovrei scrivere ve li scrivo in chat. Facciamo così, ve li scrivo in chat. Così chi se li vuole segnare o se li vuole andare a recuperare. Allora, Atwood era ai rapporti radio. Daniels e Brennan al recinto dei cani. Fowler all'avamposto. Baudreau, non so come si legga, Gedney e Lake studiavano i campioni. Carroll e Watkins attrezzatura e custodia. Ok. Fate finta che Carroll sia scritto con due R e una sola O e non al contrario. Però ci siamo capiti. Più o meno questo è quello che dovevate sapere. Allora, queste sono le informazioni che noi leggiamo nella nostra tabella di... Questa era la lista delle attività che dovevano fare i nostri eroi. Ora ci mancano per questa zona da visitare. Cosa visitiamo? I letti da campo o la tenda con la radio? Dai, letti da campo. Ora vediamo. Uno, se vogliamo visitare letti da campo. Due, se vogliamo visitare la tenda con la radio. Poi passiamo all'altra zona, a un'altra zona completamente dell'accampamento. Dal rumore che si sarà sentito sicuramente in sottofondo, io ho aperto il chinotto. Vi lascio questi 2 minuti per votare. Nel frattempo bevo e mi idrato. Mamma, che voglia di chinotto che ora. Molto meglio. Black up, dice, andiamo a dormire. Uno. Letti da campo. Così. Il chinotto deve votare. No, il chinotto non ha diritti di voto. Poi possiamo anche instaurare un partito per la liberazione dei chinotti e del... E guarda Giorgia come contro tutto e contro tutti... Vota 2 perché lei vuole andare a vedere la tenda con la radio e non cambia. Non vuole saperne niente proprio. Assolutamente, ci sta. E ci sta pure. Freaky no. Noi apprezziamo chi è controcorrente.
sono le persone che cambiano il mondo. Esatto, esatto. Esattamente, sono passati 2 minuti e noi andiamo prima ai letti da campo e poi senza neanche chiedervelo andiamo alla tenda con la radio. Prima andiamo ai letti da campo al 43. Ok. Le due tende dove dormiva la squadra di Lake sono silenziose e completamente buie. All'interno il freddo è mortale. E sei certo che sia accaduto qualcosa di terribile alla spedizione? Con la torcia elettrica vedi che le stufe della tenda sono scomparse, pure qua. Perché ricordiamo che anche alla zona di svago era scomparsa una stufa. Bene. C'è qualcuno qui, grida McTiger, il tuo pilota, indicando uno dei letti. Nello stesso istante senti Pabo di chiamare dalla tenda accanto. Quello che vi trovate vi fa ghiacciare il sangue. Abbandonate l'aria in preda alla nausea perché negli altri letti da campo giacciono, come se fossero addormentati, i cadaveri congelati e lividi degli studenti. Sei riuscito a identificare Molton, Mills e Orrendorf. Ora io devo controllare delle cose. Eh sì, ve li devo scrivere i nomi, ragazzi, ve li devo scrivere. Allora, siamo... Aspetta, no, finisco di leggere e poi... Mentre Pabody ti dice che nell'altra stanza i resti di Theodore Daniels e di qualcuno che pensa potrebbe essere Brennan, ma è troppo sfigurato per poterlo dire con certezza, si stanno decomponendo. Ora vi scrivo tutti i nomi di quelli che avete trovato morti. Finora stanno morendo gli altri, ma noi proprio. Noi siamo ancora in una fase... No, per noi il bello arriva quando finiamo di fare questa parte... Questa è la parte investigativa. Orrendorf. Daniels. E Brennan, forse. Brennan forse, perché in realtà di Brennan Pabod ci dice che potrebbe essere lui, ma il corpo è troppo sfigurato. Palese che non è lui. Palese. Vabbè, non lo sappiamo, il libro ci dice potrebbe essere lui. Andiamo alla tenda con la radio finalmente. La tenda che ospita l'apparecchiatura radio è in buono stato, ma un odore sgradevole, che ricorda il pesce marcio, impregna qualunque cosa. Un rapido sguardo alla radio è sufficiente per constatare che è stata maneggiata rudemente, e anche se si potrebbe riparare con facilità, sembra che qualcuno o qualcosa l'abbia scrollata e sbattuta. Manca il microfono, anche se il cavo pende ancora da uno dei suoi lati. Quando l'operatore radio, McTeague, cerca di sedersi ed esaminarli, si ingira all'improvviso verso di te, alla pelle d'oca. Ti avvicini a lui con cautela e quello che vedi ti riempie di terrore. Accovacciato sotto al tavolo c'è il cadavere di Atwood. Le sue dita stringono ancora il microfono. Diciamo che hanno avuto un pessimo weekend quelli del campo, comunque. Questo è il nome di chi avete trovato morto, ve l'ho scritto in chat. Torniamo alla mappa, perché del campo base abbiamo visitato tutto. Adesso dobbiamo decidere se andare. Dove andiamo? A casa. A casa sicuro. Ora andiamo a casa. Recinto dei cani. Fossa comune. Hangar. Strana struttura di metallo. Oppure abbiamo già risolto il mistero, andiamo avanti. Quello vieni, dicevano, ci divertiremo, dicevano. Allora,
1 se vogliamo andare a vedere il recinto dei cani, 2 per la fossa comune, 3 per l'hangar, 4 una strana stortura di metallo, 5 per... abbiamo già risolto il mistero, sappiamo tutto. Andiamo avanti con la storia. Poi ovviamente, ragazzi, barare e dire che sappiamo tutto quando in realtà non abbiamo ancora capito niente, in genere il libro ce la fa pagare quando è così la situazione, cioè... Allora, vedi le scelte motivate. Ran Ozon che fa una citazione incredibile, dice il recinto dei cani le fa pensare troppo a La Cosa, a The Things. Fantastico. Che comunque, ricordiamo, era ambientato anche lui nell'Antartide. Mentre Scrittrice sui pattini, per lo stesso motivo, vota se la testa era nel cesso, probabilmente il corpo sarà stato dato ai cani. Questo è il pensiero che fa Giorgio e quindi vota 1 per il recinto dei cani. Non è male come ragionamento. Invece vorrei chiedere a Deborah perché ha votato la fossa comune. Perché io non faccio ragionamenti danni. Perché è la cosa più macabra che c'è all'interno, esatto, della lista. Ok, no, vabbè. Perché è esattamente il posto dove non dovresti andare, la fossa comune. E quindi tu ci vai, come ci hanno insegnato i film horror. La maggior parte dei cadaveri li avete trovati fuori dalla fossa comune. Forse la fossa comune è vuota perché non ci sono arrivati alla fossa comune. Ma... Non lo so. Ora potremmo riempirla noi. Andiamo alla fossa comune. Prima di andare alla fossa comune, io faccio un piccolo esperimento su Twitch e ci passo da Just Chatting ad Arte. Così. Sono esperimenti che mi diverto a fare ogni tanto. Comunque, andiamo alla fossa comune, a pagina 53. Qui è dove Lake e i suoi uomini hanno nascosto i corpi delle creature che hanno recuperato dal ghiaccio. Un totale di 6 esemplari in perfette condizioni che sono riusciti a trascinare senza l'aiuto dei cani e altri 2 che erano troppo danneggiati. Questi ultimi dovevano essere usati per le autopsie preliminari. Apparentemente Lake aveva ordinato di tenere le creature sepolte nel ghiaccio, il più lontano possibile dal recinto dei cani, e coperte con un pesante telone impermeabile. Aiutato da 2 uomini della tua squadra, togli il telone, che è parzialmente sepolto sotto la neve e il ghiaccio. Davanti ai tuoi piedi ci sono 5 pozzi, che formano un pentagramma o una stella. Ma sono vuoti. Qualcuno ha versato del carburante sui cadaveri e ha ridotto i loro corpi in cenere. È chiaro che gli eventi e l'isolamento hanno turbato in qualche modo il gruppo di Lake, altrimenti non riesce a trovare una spiegazione plausibile per questo strano spettacolo. Mentre cerca il 6° pozzo, McTigg trova qualcosa che vi riempie d'orrore. In una tomba poco profonda giacciono i corpi nudi e congelati di Watkins e Carroll. Entrambi gli uomini sono stati sepolti vivi, perché attraverso il ghiaccio trasparente puoi vedere chiaramente che hanno tentato di scavarsi una via di scampo verso la superficie prima di morire. Mio Dio. Allora, vi scrivo anche questa volta i nomi dei corpi che abbiamo trovato. Watkins e Carroll. Black a Cappellon dice: comunque a me ricorda un sacco un film in cui non ricordo il nome, ma sembrava tipo La Montagna del Diavolo. Ma sai che io ora sto facendo un controllo al volo. La Montagna del Diavolo. Vediamo se trovo qualcosa. Perché forse esiste un film sulle Montagne della Follia. Io no, penso di no, perché non credo che sia fattibile. Però no, infatti non è solo un romanzo, non ci sono film tratti da. Comunque, dopo questa bella scena abbiamo scoperto che Lake aveva trovato 5 creature, 5 corpi,
conservati nel ghiaccio, quindi comunque i suoi scavi avevano portato effettivamente a un qualche risultato, ma che qualcuno ha ben deciso di dargli fuoco e subito dopo a seppellire vivi Watkins e Carroll, che ora appunto sono un po' meno vivi di quando li avevano seppelliti. Adesso dobbiamo decidere se andare, ragazzi, vi giuro che questa fase è un pochettino descrittiva, sta per finire. Allora, dove andiamo? Nel recinto dei cani, nell'hangar o nella struttura strana di metallo? Allora, uno, se vogliamo andare a visitare il recinto dei cani, due, l'hangar, tre, la struttura strana e non strano, come ho scritto io, di metallo. Sicuro hanno preso un bel po' di ispirazione, però aveva a che fare con esperimenti di un mistero reale. Ah, ok, ok. Farò una ricerca. Everon dice, è chiaro che qualsiasi cosa, che qualsiasi cosa nel tempo storto. No, cosa te lo fa credere, la quantità spropositata di morti. Credevo fossero parte del paesaggio. Infatti è una cosa che non... è chiaramente un posto pacifico. Adesso si alzano tutti e dicono che era uno scherzo. Esatto, scherzone! Ah, anche lei che c'è la testa che fa... Ah, sei su scherzo a parte! Se la riattacca! Era finta! In realtà non era... Non c'era niente di vero. No, non credo. Credo che ci dovremmo davvero in una situazione poco piacevole, in cui ci dobbiamo preoccupare. Allora, nel frattempo... Io, come faccio sempre i miei soliti giochini, sono passati... I due minuti quasi. Ora sono passati due minuti. E c'è una. Un pari merito incredibile. Tra il recinto dei cani e la struttura di metallo. Sono l'unica che ha votato l'hangar praticamente. Non lo so, forse sì. Allora, guarda, io scelgo i cani. Scelgo i cani perché credo che la struttura di metallo sia l'unica cosa dove possiamo morire. Quindi prima voglio sapere che c'è nel recinto dei cani. Io mi fido di te. No, ma puro istinto. Cioè, sì. Dici tu un posto che si chiama struttura strana di metallo. Cioè. Esatto, struttura strana di metallo. Allora, è praticamente impossibile portare i tuoi cani nel punto in cui si trovava la spedizione di Lake. Quando arrivi ai recinti dei cani, capisci il perché. Gli animali erano stati rinchiusi in una costruzione rettangolare, realizzata con blocchi di ghiaccio e rinforzata con la struttura di una tenda da campeggio, ma ora è distrutta. Si entra attraverso un enorme squarcio nel muro, che sembra sia stato prodotto dall'interno. Tutto ricoperto di sangue e di resti dei poveri cani. Qualcosa li ha fatti a pezzi in modo orribile. Alcuni hanno il collo torto e spezzato in maniera spaventosa. Ancora più spaventoso è il fatto che tra loro trovi il cadavere di un uomo il cui corpo è stato sbranato. Deve trattarsi del loro custode, ma è ridotto in uno stato così tremendo che ti è impossibile identificarlo. Alla fine decidi che terrete i vostri cani all'interno dell'aereo per la vostra incolumità. Qui, se siete stati attenti, forse potremmo saperlo, il nome del custode. Forse. Sì, in effetti la stessa reazione, sono morti tutti quanti, vabbè ce ne fottiamo, sono morti i cani, oh no, i cani, maledetti bastardi, come hanno fatto i cani.
Vabbè, ma chi di voi ha guardato il film Soul? Ecco, Io l'ho visto. hai presente il gattino quando fa vedere che tipo esce fuori la sua anima? Sì. Io tipo sono rimasta angosciata per tutto il film perché pensavo all'anima del gattino e fino a quando non l'ho rivisto entrare nel corpo, cioè avevo proprio un peso sul cuore. Ragazzi, intanto che voi ragionate su effettivamente chi poteva essere il custode dei cani, di cui non abbiamo il nome perché è assolutamente irriconoscibile, votiamo per andare nell'hangar o nella strana struttura di metallo. Uno per l'hangar, due per la strana struttura. Beh, dai, Hangar, mi hai convinto. Lasciamo la strana struttura per il Per gran ultimo. finale. Ah, c'è sono Black K e Elena ed Everun che invece si astengono, cioè loro tengono alla morte anche delle persone, non soltanto. Guarda, guardale come sono d'accordo, tutte e due, tutti votano uno per andare all'hangar e loro due. Imperterrite, no, vogliamo andare a vedere la strana struttura di metallo insieme ad Ale Maffia. Oggi femmine agguerritissime. Le Mi nostre stanno quasi ragazze, convincendo. anche Giorgia, agguerritissima. Tutti quanti a vedere la struttura strana di Vabbè, allora, sai metallo. cosa? Mi unisco a loro. Ma tu avevi già votato, quindi il tuo voto non vale. Ma Vabbè, se hai ragazze, cambiato sono voi idea, con se hai cambiato l'anima. idea lo faccio valere. Se hai cambiato idea lo faccio valere. Sì, ho Va cambiato bene così. idea, ecco. Hai cambiato idea? Ok, Sì. appena finisco i 2 minuti andiamo a vedere cosa succede alla struttura strana di metallo. Dai, che 2 minuti passano in fretta. Finiti. Struttura strana di metallo. Io non vi. Non vi no, allora, speriamo che non succeda niente, veramente, ragazzi. 106. Oh, ringraziamo immediatamente i ragazzi di Back and Draft che vengono dalla loro serata del libro game Oh. e che da un libro game si spostano a un altro libro game. Ormai ogni tanto questo gioco ci capita quando noi facciamo la serata libro game di martedì, che è più o meno credo la loro serata libro game. Capita che loro comincino prima perché loro cominciano alle 9. Io ho visto l'inizio della loro live. Quindi capita che loro finiscano prima. Ci facciamo noi li ringraziamo sempre per il ride. Ciao Grazie ragazzi, mille. grazie. Ragazzi, noi stiamo giocando alle Montagne della Follia, ispirato al racconto di Lovecraft. In questo momento noi siamo. Il protagonista è un geologo che sta partecipando a una spedizione in Antartide per scoprire nuovi fossili e nuove creature. La spedizione si è divisa in due sezioni e la nostra sezione non ha trovato assolutamente niente. Siamo andati a controllare cosa fosse successo all'altra parte del gruppo e li abbiamo trovati praticamente tutti morti. Stiamo analizzando ancora le ultime zone del campo base per capire effettivamente che fine hanno fatto. John004 dice che è nuovo, appena finito Naruto, cosa ne pensate del finale? Allora, senza fare spoiler, perché avvisiamo, ti avviso John, no, qui non è un posto dove fare spoiler, dove divertirsi con queste cose, io devo dire che ho apprezzato tutto Naruto, sia la prima che la seconda serie, nonostante qualcuno dica che la seconda serie rovini la prima. Non è un capolavoro, ma non lo trovo così malaccio come dicono tanti. Così, molto, molto generico. Stiamo visitando una strana struttura metallica che ha attirato la nostra attenzione. La struttura metallica attira ben presto l'attenzione della tua squadra. È un edificio assemblato con varie tende prefabbricate che sono state unite e rese più robuste col ghiaccio. Quando ti avvicini, ti accorgi che uno dei muri è costruito con i blocchi di ghiaccio e un cumulo di macerie coperto di sangue.
Una volta all'interno realizzi che questo è il posto dove lei e il suo team hanno seguito le autopsie delle creature. Ora è devastato, come se lì dentro avesse avuto luogo una lotta terribile. I resti di due degli esemplari recuperati si stanno decomponendo e puzzano di uova marce, facendoti torcere lo stomaco. Al centro della stanza c'è ancora una barella con un telone che copre qualcosa. Ragazzi, qua non... Vabbè, vi faccio votare perché vi voglio bene, ma... Le opzioni sono veramente due, cioè, cosa facciamo? Solleviamo il telone? O torniamo alla mappa? Cioè, di che stiamo parlando? Cioè, siete voluti venire qua e ora alzate quel cazzo di telo. Il telone! Ragazzi, no, no, votiamo tutti e torniamo alla mappa. Uno, vi prego, dobbiamo farlo. E due, se vogliamo tornare alla mappa, fate le persone serie. Fate torniamo le persone serie. Alla mappa. Fate le persone serie, avete voluto la bicicletta e ora dovete pedalare. E poi pedalare. Ritorniamo per sollevare il telone. Abbiate la... prendetevi la responsabilità delle vostre scelte. Alle mappine ho votato due. E anche tu, ti ho vista. Ti ho vista. Ma questa grazie volta io ve lo dico, io baro. Io anche se voi tornate alla mappa, io sollevo il telone. Quindi vi conviene votare il telone. Questa non è una democrazia. Questa non è mai stata una democrazia. Era una mia concessione il fatto di farvi scegliere. Ma questa non è mai stata una democrazia. Perché io questo libro non l'ho giocato, ho aspettato di giocarlo con voi. Io questa voglio ora voglio sapere cosa c'è dentro al telone. Ed era il motivo per cui vi ho detto sceglievano per ultimo. Un Merion, è una danigrazia. È una danigrazia, esatto, esatto. Quindi uno per sollevare il telone, due per tornare alla mappa. In genere facciamo passare solo due minuti per la votazione. Vedi? Elena e Evelyn si prendono le loro responsabilità, votano una a testa alta. Così si fa. Sono veramente fiero di voi. Fiero di voi e delle vostre scelte. Ma io sono qui per boicottare tutto questo, Dani. Cioè, si era già capito dai messaggi sul gruppo Telegram. Allora, nel frattempo c'è... Stan e Stamman, ok. Benvenuto Stan e Stamman. È una danigrazia. Sì, il commento era stato, non so perché, messo in valutazione dal mod, però ragazzi, i misteri di danicrazia era una parola che non gli piaceva. Comunque andiamo a vedere cosa c'è questo sotto questo telone. Oh, allora, accompagnato da McTigg e Pabody, ti avvicini al tavolo dell'autopsia con il cuore in gola. Sposti il telone e ciò che vedi ti riempie di terrore. Davanti a te c'è il corpo, sezionato con cura, di un uomo privo di testa. I suoi organi sono stati rimossi accuratamente, ma non da un professionista. Sembra che l'operazione sia stata eseguita da un macellaio piuttosto che da un medico. Ai suoi piedi c'è la carcassa senza testa di uno dei cani, il capo branco, sulla quale qualcuno ha cucito la testa di Fowler in modo grottesco. Sei scosso da conati di vomito. Copri l'orrendo spettacolo ed esamini il resto della tenda, alla ricerca di qualche indizio su quello che è accaduto. Quel che attira maggiormente la tua attenzione è la stufa della tenda, che è stata fracassata, come se qualcuno l'avesse colpita con un martello o con una pietra. Inoltre, c'è una grande quantità di fiammiferi attorno a un gigantesco blocco di ghiaccio semifuso. Ragazzi, abbiamo trovato un cane con la testa di un certo Fowler, ve lo scrivo in chat. Beh, non sappiamo se il corpo che abbiamo trovato sul lettino sia effettivamente di questo Fowler o è il corpo di Lake, di cui abbiamo trovato la testa dentro la latrina. Però il mistero si infittisce. Esattamente, brava. Però non ci resta che andare a visitare l'hangar, è l'unica sezione della mappa che ancora non abbiamo visto.
Quindi non vi faccio fare... Dove andiamo? All'hangar o all'hangar? Cioè, ragazzi, votiamo direttamente all'hangar. L'hangar, che dovrebbe ospitare i 4 aerei della spedizione, è un'ampia tenda rinforzata con materiali prefabbricati. Appena entrato, percepisci un forte odore di benzina. Dopo un rapido esame, ti rendi conto che qualcuno o qualcosa ha manomesso i motori degli aerei. Mancano molti barili di carburante e altri sono stati versati su di essi, forse nel tentativo di distruggerli. Ancora più inquietante è il fatto che nella cabina di uno degli aerei c'è il corpo senza vita di un pilota. Boudreau, quello col nome francese, quello Boudreau, quello lo scrivo subito in chat. Sembra che si sia sparato per mettere fine all'incubo vissuto dagli esploratori al campo. Tuttavia, durante la ricerca, trovi qualcosa di utile. Su uno dei tavoli ci sono dei piani di volo della squadra, compresi i percorsi sicuri per attraversare le montagne verso l'avamposto. Ok, quindi adesso abbiamo raccolto tutti gli indizi che ci servivano. Andiamo a pagina 35 per vedere qual è la domanda finale di questa fase del... Ok. Allora, ora qua, ragazzi, ci serve un po' di ragionamento e di recuperare i dati che abbiamo raccolto. Io vi aiuterò visivamente a raccogliere i dati che abbiamo raccolto, però cerchiamo di divertirci e farlo tutti insieme. Dopo aver riflettuto velocemente sugli elementi che hai trovato durante l'indagine, non hai più dubbi. Durante la tempesta è accaduto qualcosa di disumano. Mettiamo alla prova le tue abilità deduttive. Ancora nessuna morte, perché sono morte un sacco di persone tranne noi. In questo momento Thanatos ce l'hanno messa tutta per morire. Sapevo che era lui, te lo giuro. Ma non ancora prima di leggere la chat. Adesso, ragazzi, io visivamente vi faccio vedere quella che è la mappa. E per darvi un aiuto ancora più chiaro, vi faccio lo zoom esclusivamente su questo elenco di persone. Ok? Questo elenco di persone è l'elenco che di quelli che abitavano l'avamposto, l'accampamento, prima che arrivassimo noi. Il libro ci chiede: controlla i nomi di tutti i ricercatori a pagina 22, che è quella che vi sto mostrando in questo momento. Il numero che li precede rappresenta la loro età. Uno di quei ricercatori non è al campo. Potrebbe essere il responsabile del massacro o avere qualche risposta su quanto è accaduto. Vai alla sezione con il numero uguale alla sua età e prosegui la tua investigazione. Allora, dobbiamo cercare di capire chi è morto e chi no. Qui, e quindi chi manca effettivamente di potenzialmente vivo all'accampamento. Possiamo essere discretamente sicuri che Fersi Lake sia morto. E abbiamo trovato la testa, no? Cioè, fino a questo ci arriviamo, giusto? Sì, per forza. Ora, vediamo se riesco a fare un giochino bellino. Allora, Lake ce lo siamo tolto dalle palle. Chi altri è morto, sicuramente? Carroll è morto. Sono d'accordo con chi ha scritto Carroll è morto, perché abbiamo trovato la sua testa, il suo corpo senza testa. Allora, vediamo. Quindi, Carroll è morto. Boudreau è morto. Ok. Ora, vediamo. Boudreau è morto. Ok. Fowler morto pure. Ok. Io nel frattempo vi salvo le immagini man mano che
Allora. Atwood è morto pure. Allora, vi aiuto e vi dico quello che mi ricordo io, perché sono sicuro che... Daniels sia morto. Abbiamo trovato del corpo di Daniels e il corpo di Atwood. E poi c'era il corpo di qualcuno che somigliava a Brennan. Ora dobbiamo andare a rivedere quello che ho scritto io nel... C'era il dubbio su Brennan, come dice Ranoson, che è stato un corpo trovato nel recinto dei cani. Orendorf è morto pure. Bravissima, Ilari. Ilaria. Perché Ilari? Ogni volta io ho questo... non si capisce perché. Orendorf è morto pure. Ok. Poi... Allora, andiamo a vedere nel messaggio che io ho mandato, ora lo ritrovo perché vado a riprendere la pagina del libro, faccio prima. Allora, era nell'accampamento, quindi da pagina 22, io devo andare a investigare nel campo a pagina 94 e da qui all'area di svago a pagina 17 che mi dovrebbe dire lei. Ok, perfetto. Allora, il... qua abbiamo Atwood, che era quello che è morto alla radio, e l'abbiamo trovato con il microfono ancora morto. Daniels e Brennan erano nel recinto dei cani e sono morti entrambi, quindi li possiamo escludere, Daniels e Brennan. Ora mi segno Brennan. Fowler l'abbiamo già segnato come morto. Boudreau, Gedney e Lake. Non mi ricordo. Per questo avevo detto di segnarveli. Un Marion, tu che... che hai detto che ti segnavi tutto. Su, su. Fai la parte di quello che si è segnato tutto. Allora, segniamo sicuramente per morto. Votiamo per Mills. Manca Mills? Manca Mills. Perfetto, perfetto. Ok. Allora, votiamo per Mills. Andiamo, quindi io per ora mi devo segnare, aspettate un attimo perché mi segno comunque che Brennan è morto, quindi segno Brennan. Ma devo segnare anche Carroll, che non so perché si è perso nel frattempo. Ok, quindi per ora siamo incerti su Malton, su Gedney, anche se io Gedney mi ricordo che l'abbiamo trovato morto sicuro, e su Mills. Va bene, andiamo da Mills, a pagina 26. No, ragazzi, non era Mills. No, no. Ce lo segniamo... Non è Mills. L'abbiamo trovato morto, chissà da qua, e non ci siamo segnati il nome. Ragazzi, non era Mills. Può anche essere che di alcuni noi non abbiamo scoperto il nome. Perché abbiamo trovato, per esempio, il... quello che effettivamente... Allora, per esempio, vi dico secondo me come sono delle cose. Il cadavere, quello che il professore ci aveva detto che somigliava a Brennan, era Mills. Brennan è un... era uno di quelli che faceva la guardia ai cani. E noi abbiamo trovato il custode dei cani morto. Quindi ma irriconoscibile. Quindi probabilmente quello era Brennan. Allora... andiamo al 38, Robert Coso. Andiamo a vedere il 38, Robert Coso. Robert.
Non è neanche Robert Coso, di cui non abbiamo tracce, però evidentemente il libro ce le ha date e noi non l'abbiamo trovato. Non mi saprei dire effettivamente, magari abbiamo saltato qualche passaggio, o magari dicevano che era morto in altre occasioni e noi ci siamo persi proprio il paragrafo, non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare. Moulton, perché Gedney secondo me era morto. Gregory Moulton, andiamo a pagina 23. Ragazzi, ma dico, siamo così scarsi? Sì, siamo così scarsi, era l'unico che abbiamo escluso sin dall'inizio. Ragazzi, è Gedney. No, vabbè. Non saprei come aiutarvi, ma me lo ristudierò. Giuro che la prossima volta mi metto, cioè ora appena finiamo mi metterò con la penna, mi seguirò tutto il libro. E devo trovare tutti gli indizi, ve lo giuro. Vi dico anche tutti i cadaveri dove sono stati posizionati e chi li ha uccisi. Poi ve lo scrivo su Telegram. Comunque, andiamo avanti perché il libro comincia ora, la nostra avventura. Non comincia ora, cioè ora comincia il bello dell'avventura. È chiaro che il cadavere che non siete riusciti a trovare era quello di Gedney. Il poveretto deve essere ancora di guardia al campo. Quello che ti preoccupa è che dei 6 esemplari completi recuperati dal ghiaccio, solo 5 occupavano la strana tomba a forma di stella. Deglutisci e prendi la decisione più difficile della tua vita: riprendere la ricerca di Gedney e riportare lui o il suo cadavere, in qualunque modo possibile, alla civiltà. Forse solo così sarai in grado di porre fine a questo mistero e risolvere l'enigma di ciò che nascondono le nere montagne della follia che ossessionavano il povero biologo. Non vuoi mettere a repentaglio il resto della spedizione, quindi sarebbe più prudente partire da solo alla ricerca di risposte. Ovviamente non puoi pilotare l'aereo da solo, quindi dovrai ricorrere all'aiuto di Danforth. 16 ore dopo l'atterraggio alla base, salite entrambi a bordo del biplano da esplorazione e puntate verso la catena montuosa. Mentre vi avvicinate alle cime proibite, nere e sinistre, osservate sempre più perplessi le strane formazioni che si aggrappano lungo i fianchi delle montagne. Sono un groviglio di cubi, bastioni, ingressi di grotte ai quali scattate numerose fotografie. In qualche modo ti ricordano i muri ancestrali di città come Machu Picchu. Qualcosa di assolutamente impossibile, dal momento che, se fosse vero, staresti osservando costruzioni che avrebbero potuto erigere solo dei titani. Vai a pagina 95. Ragazzi, finalmente stiamo entrando In una parte interessante. Dentro le montagne. Arretrate senza troppa difficoltà a 12 km di distanza, in una valle tranquilla circondata dalle montagne su 3 lati. La vicinanza alle pareti delle montagne mette in risalto le forme impossibili di queste rocce. È come se fossero state scolpite artificialmente, formando grovigli di cubi sovrapposti che ricordano i dipinti del folle Roerich. O Roerich, non saprei come si pronuncia. È così strano. Mentre osservi queste strutture con il tuo binocolo, hai l'impressione che non siano nemmeno fatte dello stesso materiale della roccia. Danforth pensa che percorrendo la valle si possa attraversare la barriera delle montagne, che sembra andare da est a ovest fino a perdita d'occhio, e cercare di ritrovare Gedney da là. Ma potrebbe essere sicuro continuare a piedi fino a raggiungere il campo base e sperare che si trovi ancora lì. Ragazzi, la scelta è strana, però semplice, sono soltanto 2 proposte. Cosa fare? Andiamo a piedi o prendiamo l'aereo? L'aereo, perché sono pigra. Allora, un saluto a Mauro, che per questa sera ci sta crollando, ci sta, la stanchezza ci sta. Grazie di averci fatto compagnia finora. Grazie mille. Notte, Mauro. Notte.
uno se vogliamo andare a piedi, due se vogliamo prendere l'aereo. Ragazzi, scrivete in chat il numero della risposta da votare. Arrivo. Allora, non riesco a scrivere. Ok. Io non la sento. Beh, ora te la mando in... ti mando la musica in... così ti dovrebbe arrivare un po' di musica. Anche se è appena finita, però riprenderà un altro... ecco. No, riprenderà un altro brano il prima possibile. Con Mario dice salutiamo la Sampellina che ci segue sempre. Oggi Giorgia si è svegliata abbastanza contrario. Vota il contrario di quello che votate voi. Perché è giusto che anche le risposte meno bistrattate, cioè, non, è giusto che abbiano una soddisfazione. Quindi almeno un voto per andiamo a piedi ci doveva essere. Thanatos ha votato uno. Thanatos ancora ha deciso che ora che c'è la possibilità di morire, ha votato uno subito. Quindi attenzione. Ma secondo me è più facile morire con l'aereo, sai? Secondo me in questo caso forse è identico, la probabilità di morire non è identica proprio. Comunque vediamo, intanto prendiamo l'aereo e vediamo che succede. 73. Decidete di dare ascolto alla ragione, di tornare al campo in cerca di mezzi necessari per esplorare qualunque cosa si trovi oltre le montagne. Per evitare di mettere a rischio il resto della squadra, tu e Danforth volerete sul più piccolo degli aerei, attraversando le montagne in cerca dell'avamposto. La mattina dopo l'apparecchio leggero, attraversa l'ultimo tratto della fitta nebbia, scosso dal vento. Ma grazie ai piani di volo di Lake, non si manifesta nulla di peggio di un intenso capogiro. È vero che avevamo trovato le mappe di volo? Avevamo trovato le mappe e i percorsi. Ciò che vedete attraverso i finestrini si sottrae a ogni logica. Danforth è così sorpreso che per poco non perde il controllo del velivolo. Ti affretti a scattare quante più foto possibili mentre il pilota sorvola in cerchio l'altopiano sotto di voi, cercando di evitare di avvicinarsi troppo al mondo perduto che si dispiega davanti ai vostri occhi. Vai a paragrafo 86. Ok. State sorvolando centinaia e centinaia di chilometri quadrati di edifici semisepolti in una tomba di ghiaccio. Tutto il carburante dei quattro velivoli messo insieme non sarebbe sufficiente per coprire la vastità di questa città preistorica. Vengono subito alle menti immagini terrificanti di megalopoli leggendarie come Atlantide o Comorion. Ma quello che state esplorando è il più antico e più sinistro. È qualcosa che rimanda alla civiltà preumana, come Valusia o Rilè. Ci sono diverse zone interessanti, una quantità di piazze a cinque punte a forma di stella marina, una costruzione conica che potrebbe rivaleggiare con la Torre di Babele e numerosi edifici a forma di botte, ora completamente diroccati. Dopo molto tempo attraversate una profonda fenditura che divide la città in due parti diverse. Al di là della fenditura gli edifici diventano più rozzi, sparpagliati, in rovina. Alla fine trovate un posto adatto all'atterraggio, una piattaforma di ghiaccio che sembra fatta apposta per quello scopo. Ti prepari a esplorare la città al paragrafo 69. Ok. Qui il libro ci dà un mini inventario che... io mi segnerò pagina 69 e non, ora ve lo elenco, ma eviterò di metterlo in grafica perché non me l'ero preparato. Danforth è un pilota eccellente, atterra senza problemi sullo stretto passaggio ghiacciato dove hai scelto di iniziare l'esplorazione. Ora è il momento di scegliere con cura quali attrezzature porterete con voi. Insieme alle torce elettriche e alle tute di pelliccia, potete prendere due oggetti ciascuno. Ah, ragazzi, ci fa scegliere. Niente da fare. Niente da fare. Allora, io mi dovrò segnare in un fogliettino cosa scegliamo. Fra gli oggetti presenti nell'area di carico,
ci sono cose che potrebbero essere molto utili. Li leggo tutti, poi vi faccio scegliere. Dobbiamo sceglierne 4, 2 ciascuno. Io direi anche, per correttezza di trama, di scegliere quali dei due portiamo noi e quali dei due diamo a Danforth, anche se il libro non ce lo suggerisce. Perché poi, voglio essere onesto, e se Danforth muore noi perdiamo i suoi oggetti. Facciamo le cose difficili. Allora, quaderni e matite. Fa parte di un unico oggetto. Macchine foto... Noi abbiamo già di per sé torce elettriche e tute di pelliccia. Questo ne abbiamo. Possiamo portarci 4 in più tra quaderni e matite, macchine fotografiche, approvvigionamenti per 2 giorni, martelli e scalpelli per raccogliere campioni, 20 metri di corda, bussola e mappa dell'Antartide, specchi e pistole lanciarazzi, 1 chilo di coriandoli in un sacco. Non so che cazzo ce li ha portati, 1 chilo di coriandoli. È l'arma definitiva. Una tenda da campeggio portatile e una stufetta da tenda con dei fiammiferi. Allora, io direi che ve li elenco tutti e facciamo che quelli, i 4 che ricevono più voti, ce li portiamo. Quaderni e matite. Allora, cosa ci portiamo? Cosa ci portiamo? Quaderni e matite. Io so già cosa votare. Sì? Sì. Puoi anche indovinare. Cioè, secondo me indovini facilmente. Non lo so, è in proso Photoshop e quindi hai perso tutto quello che stai facendo e non hai salvato. No, io ho detto io so cosa votare. Ah, io ho capito, io ti devo salutare. E ho detto che è esploso il PC di... No, no, no. Macchine fotografiche con flash. Ragazzi, un attimo, io sposto un attimo il microfono perché mi viene male a scrivere. No, Deborah, non votare i coriandoli perché mi incazzo. Cibo per 2 giorni. Martelli e scalpelli. 20 metri di corda. Per impiccarci. Bussola e mappa. Specchi e pistole lanciarazzi. 1 chilogrammo di coriandoli. Io non ve la metterei neanche tra le scelte, ma... Ho scritto 1 chilometro di coriandoli, ma è 1 chilogrammo. Tenda da campeggio. Ho una stufetta. Ragazzi, allora, le scelte sono facili, facili, insomma, le scelte sono tante. Una, se volete... I quaderni, 2 per le macchine fotografiche, 3 per il cibo, 4 per i martelli, 5 per la corda, 6 per la bussola, 7 per gli specchi e la pistola lanciarazzi, 8 per i coriandoli, 9 per una tenda da campeggio, 10, anche se non c'è scritto là, per la stufetta. Dobbiamo sceglierne 4. C'è... Elena, stai davvero votando il chilo di coriandoli? Io sono tentata, eh. Anche Thanatos vuole il chilo di coriandoli. Va bene, io invece... Allora, in realtà... Ora dobbiamo vedere, perché tra quelli che hanno... Brava scrittrice sui pattini, brava, brava che portiamo matite e quaderni.
allora. Sabotatrice. Sono una traditrice. Tu hai votato i 20 metri di corda. Esatto. La corda torna sempre utile se... Allora, il tempo è passato. Ci stiamo portando, sappiate, i quaderni con le matite, perché decido io che ce li portiamo. Cioè, tra quelli a uno, tra quelli che erano a pari merito, c'è il mio voto che va ai quaderni più matite. Poi ci stiamo portando 20 metri di corda. Ma davvero? Sì, con due voti. Gli specchi e la pistola. E un chilogrammo di coriandoli. Che io mi immagino ora che ci troviamo davanti a Cthulhu e noi... Tanti auguri! E gli lanciamo i coriandoli addosso. Ok. Siamo magari lo accecchiamo. Siamo senza cibo, ma con un chilogrammo di coriandoli. Sappiatelo. Che poi tu devi immaginare la scena di questi due che discutono su cosa portare. Esatto. E il protagonista i coriandoli. Cibo coriandoli, ovviamente. Ovviamente. Vabbè, comunque, qua dice scegli con attenzione. Allora, io mi annoto che a pagina 69 c'è la scelta. Casomai, se finiamo male, riprendiamo da qua e facciamo un'altra scelta. Annota gli oggetti su un foglio e prosegue al 66. Va bene, noi così. Camminate con qualche difficoltà sul fondo del ghiacciaio che ha inghiottito la città, spazzato dal vento carico di fiocchi di neve che prima erano pioggia. Molti edifici sorgono a distanze diverse. Alcuni sono davvero isolati, oltre ogni immaginazione. La maggior parte è stata sepolta dalla neve e solo le sommità si elevano sopra di essa, rendendo impossibile l'ingresso. Tuttavia ci sono due possibili destinazioni che potrebbero portarvi all'interno della città distinta che si estende sotto i vostri piedi. La prima è un cono di pietra, alto circa 45 metri, l'altra è il letto di un fiume, che appare come un grande taglio che divide la città in due e potrebbe offrire una via di entrata. Non ne sei certo, ma credi di aver visto qualcosa brillare là dentro. Forse è il riflesso della neve. O forse è qualcosa di metallico che è stato abbandonato. Il cono è relativamente vicino, mentre per raggiungere il canale occorreranno alcune ore per attraversare l'altopiano. Scegliamo. Dove andiamo? Cono gigante o letto del fiume ghiacciato? Allora, vi ricordo la possibilità. Possiamo andare nel cono gigante alto 45 metri, oppure nel letto votando 1, o votando 2 andiamo nel letto del fiume ghiacciato, che è un po' più distante, però dove abbiamo notato un brillantio, un brillore, una brillantezza, che potrebbe essere un riflesso della neve o qualcosa di metallico che è stato abbandonato all'interno del fiume, del letto del fiume. E Deborah così, senza dire niente, in silenzio, vota il cono gigante. Certo. Così. Fa passare la situazione facendo finta. Guarda come mi seguono, guarda, bravi bambini. Sì, guarda come ora sono arrivati 2 contro 2, ora devo decidere io. Maledetti. No! Qualcun altro. Qualcuno ribalti la situazione. Esatto. Ancora non sono passati i 2 minuti, quindi aspetto che qualche buon samaritano mi tolga questa responsabilità, perché mi sa che è una delle due parti. E non ritorni. E non ritorno. Allora, facciamo una promessa.
Io ora sceglierò il letto del fiume ghiacciato, sapendo di andare verso morte certa. Lo so. Però poi subito dopo andiamo nel cono gigante. Leggiamo come moriamo, perché lo so che moriamo. Perché quella cosa che brilla col cazzo, che è una cosa utile, quella cosa che brilla è una cosa che ci ucciderà istantaneamente. È chiaro, lampante, che noi non ci dovremmo andare. Però ci andremo. Moriremo. Oh, che bello. E poi andremo nel cono gigante. Perché oggi ancora non siamo morti neanche una volta, quindi... Grave, grave. È grave, è grave. Quindi appena... andiamo a pagina 70. Eccola, 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 eccola. Eccola. Ti avvicini al fianco di Danforth. È appena scoppiata una tormenta molto intensa, la temperatura scende ogni secondo che passa. La luce che avete visto è molto più lontana di quanto pensassi. E presto vi trovate vicini alla fine dell'altopiano, proprio di fronte al pendio che porta verso l'interno della città perduta. In quel momento la luce di fronte a voi diventa visibile, svelando l'orrore. A pochi metri di distanza, una delle slitte si muove faticosamente attraverso la neve, sprofondata per il peso delle numerose stufe da tenda, materiali elettrici e pezzi di motore, tutto rubato dal campo di Lake. Ecco dove era finito tutto. Ecco perché erano tre slitte. Quello stronzo si era caricato tutte le stufe che aveva rubato. Ma ancora più terribile è cosa sta trascinando la slitta. Ah, quindi forse non era lo stronzo. Una strana creatura oblunga, simile a un barile gigante, che striscia su robusti tentacoli che culminano in pinne triangolari, usate per far presa sul terreno e spingersi avanti, come un immenso cefalopode nero. Si tratta chiaramente di uno degli esemplari scoperti da Lake, ma questo fossile non è una creatura morta, al contrario. Non appena percepisce la tua presenza, gira la sua testa a forma di stella marina e dalle molteplici bocche penzolanti scaturisce un suono che non dimenticherete mai. Techeli, 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 techeli. Ragazzi, non so che... c'è scritto techeli. Il tono me lo sono appena inventato io, cioè non... perdonatemi. È il canto degli antichi. Ma che brutto canto che avevano gli antichi. Techeli, techeli. Un grido che non si era più udito sulla faccia della terra da incalcolabili eoni. E da quando i grandi antichi dominavano la Pangea, prima di essere costretti a rinunciare a ciò che un tempo era loro e che un giorno reclameranno di nuovo. Il membro della stirpe perduta degli antichi emerge dalla nebbia e dalla neve. Per te è la fine. Dai, dai, poteva andarci molto peggio. Infatti tutto è stato anche meno... Facciamo salire il death counter a 2, perché ce la meritiamo. Una morte a serata ce la meritiamo. E ora andiamo effettivamente dove c'era il cono gelato gigante, che... perché era la scelta che era giusto fare. Andiamo al cono gigante, che è il 14. Ti vedi, moriamo anche al cono gigante. Mi metto a ridere troppo. No, ok, non moriamo. Mentre vi avvicinate, realizzate che quella che avevate scambiato per una torre è in realtà una specie di bastione difensivo, a forma di stella a 5 punte, con le estremità smussate dall'erosione. La pietra con cui state edificato è una sorta di granito nero, che si eleva verso il cielo e sprofonda verso il centro della terra. Sui lati della stella ci sono un certo numero di strisce, strette feritoie attraverso le quali potreste infilarvi all'interno. E così fate. Siete in una stanza col pavimento lastricato di ardesia nera, che si apre su alcune rampe a spirale che scendono all'interno del ghiaccio. «Sarà meglio scendere», dice Danforth dopo, con tono rassegnato, mentre accende la sua torcia elettrica. «Dopotutto, siamo venuti qui per questo». La discesa è pericolosa e affascinante.
I muri di pietra sembrano divisi da una fascia di marmo, di un colore più chiaro, sulla quale sono stati incisi numerosi simboli, punti, triangoli e stelle, che richiamano, senza alcun dubbio, un qualche sistema di scrittura. In fondo alla rampa c'è una grande stanza a 5 lati. Esplora la stanza al 103. Il pavimento è ancora lastricato di ardesia, ma le lastre sono molto più grandi di quelle che hai visto finora. Arrivate a una galleria con 5 lati, che ha 4 porte di uscita. Quella verso ovest conduce senza dubbio alle rampe che vi porteranno fuori dalla città, mentre quella settentrionale, quella meridionale, corrono parallele alla catena montuosa. La più promettente è quella est, che sembra inoltrarsi all'interno della città. Sembra che non ci siano pittogrammi in questa stanza, e la cosa più interessante è che sembra sia stata abbandonata in fretta, perché ci sono segni sul pavimento che suggeriscono il trascinamento di oggetti. Questi segni tuttavia non sono d'aiuto perché puntano ovunque. Cosa fai? Qui... Allora, le opzioni sono 4, io ve le do tutte e 4, che... Però, vabbè, cosa... Dove andiamo? Dove andiamo? Cioè, ora... Una è veramente stronza. A sud, seguendo la catena montuosa. A nord... Prima parallela della montagna. A ovest rinunciamo all'esplorazione. Oest nelle zone più profonde della città. Ragazzi, uno, se vogliamo andare a sud seguendo la catena montuosa, due, a nord seguendo la parallela della montagna, tre, a ovest ce ne andiamo dalla città, oest ci addentriamo nelle zone più profonde della città. Grazie a Omerion per aver fatto la clip di me che dico tecli. Nuova gif. Allora, chiaramente la risposta la 4. Chiaramente, perché esplorare la catena montuosa se puoi andare nelle zone più profonde della città e morire con certezza assoluta del 100%. Ed è proprio quello il punto. Mi sembra più che giusto. Vediamo come scegliete di proseguire. La scelta sembra inequivocabile. Mi piace proprio. Va bene. Il brivido del rischio. Guardate, io non ci voglio davvero credere. Sono andato avanti per curiosità, tanto ormai so come ragionate e quindi vabbè. Assolutamente quello che... Cioè, io non lo so, l'avete fatto apposta. Vabbè, andiamo nella zona più profonda della città. Ok. 79, ragazzi. State attraversando... Ah no, mi devo tenere il segno, maledetto io, qua. Sì. State attraversando un corridoio che sembra estendersi all'infinito all'interno della città. Presto vi rendete conto che in realtà è una specie di strada sotterranea, sospesa su un pozzo di profondità inesprimibile. I muri su entrambi i lati di questo corridoio sono più alti di
sono alti più di un metro e in alcune zone sono stati abbattuti. A nord è possibile vedere migliaia di edifici di tutte le forme immaginabili. Alcuni sembrano abbandonati fin dai tempi preistorici, altri sembrano molto più recenti, anche se comunque frutto di un disegno casuale. Verso sud il sentiero termina in una torre, un cono di pietra di proporzioni imperscrutabili. I glifi sulle pareti sono stati sostituiti da pittogrammi più semplici. In pratica state contemplando la storia della razza che ha abitato queste terre. Il racconto riguarda queste creature a forma di botte conosciute dagli antichi, come gli antichi, e i loro servi, gli Shoggoth. È di come questa razza stesse perdendo potere mentre il mondo governato dai grandi antichi stava cambiando. I pittogrammi raccontano come la razza avesse deciso di dividersi. Alcuni erano migrati nelle profondità del mare, mentre altri erano rimasti sulla superficie per difendere il loro impero ormai decadente. Al culmine della vicenda, i loro servitori, creature geneticamente modificate, si erano liberati dai padroni invadendo le città. La storia termina quando il ponte sospeso sotto il ghiaccio incontra la torre conica. Esploriamo la torre a pagina 9. Beh dai, siamo ancora lì. Infatti. State camminando in un sobborgo isolato, così sembra, al centro della città. Gli edifici versano in uno stato terribile, peggiore di quello che hai visto finora. Camminate attraverso le strade, le costruzioni, cercando di trovare il percorso migliore per avanzare. Sopra le vostre teste vedete lo spesso strato del ghiacciaio e al centro della gigantesca torre che contiene la cittadella, una più piccola, che conduce all'esterno attraverso la crosta di ghiaccio. Dovete girare e rigirare per raggiungere quella struttura. Le batterie delle vostre torce stanno iniziando a esaurirsi. Per fortuna attraverso il ghiaccio filtra abbastanza luce. La struttura in realtà è una spirale che sprofonda nel terreno fino al letto asciutto del fiume sotterraneo, per poi emergere in superficie. Dal profondo della cavità proviene un suono ritmato che vi fa rizzare i capelli, come un grido, acuto e ripetitivo, che si combina con un forte odore di pesce. Ora qua il libro ci chiede cosa facciamo. Ce la cachiamo sotto e risaliamo in superficie o scendiamo nelle profondità della città. Io senza neanche scegliere, scendiamo nelle profondità della città. Tanto abbiamo i coriandoli. Tanto lo sai che io sono d'accordo con te. Tu vedrai come... Che cazzo ci può succedere? Abbiamo un chilogrammo di coriandoli. Secondo me alla fine sono, cioè, l'arma definitiva. Andiamo a pagina 49. E ora preparatevi a ridere. No, ora scusate, devo leggere ancora una paginetta prima. Scendere fino al letto del fiume sembra una follia. Ma vi siete spinti troppo avanti nell'esplorazione per andarvene ora, quando siete più vicini che mai alle viscere della città. La spirale termina su una spiaggia libera da detriti. Una delle slitte disperse dell'accampamento di Lake è adagiata sulla sponda. E su di essa giacciono i resti mutilati del povero Gedney e di uno dei cani. Ragazzi, quindi non era stato lui a uccidere tutti, era morto pure lui. Cioè, la slitte l'aveva rubata il mostro a stella marina che ci ha ucciso. Beh, vorrei ben dire. Da lontano si sente la confusa cacofonia di migliaia di pinguini. Minchia, i pinguini giganti ci sono, piccio. Piccio. Il bacino del fiume è pieno di mostruosi uccelli albini. Ah, pure albini sono, perché vivono sottoterra, è giusto. La luce del sole non arriva. Alcuni di loro sono alti 1,5 metri. Cioè, minchia, 1,5 metri di pinguino. Tira degli schiaffi, questo è incredibile. Queste creature puzzolenti odorano di uva marce e le loro zampe sembrano deformate come se fossero tentacoli. I pinguini scendono nel buio attraversando una rete di corridoi che si aprono su uno degli argini del bacino del fiume. Puoi discendere verso il cuore della città a pagina 68.
Ora qua voi mi dovete dire che tutti voi avevate già letto questo libro. Perché pagina 68 recita così: accendete di nuovo le vostre torce elettriche e, circondati dal branco di uccelli albini, iniziate la discesa attraverso corridoi più ampi e meglio curati. La temperatura aumenta e il pietrisco scompare per lasciare spazio a una pavimentazione di ardesia nera perfettamente conservata. Attraversate stanze decorate da immagini delle strane creature scoperte da Lake. I loro corpi a forma di botte con le ali membranose sono facilmente identificabili. Questi pittogrammi raccontano la storia dell'ascensione della linea di sangue in due rami, quello marino molto più grande e quello terrestre, che poco alla volta è iniziato a degenerare assieme alla città, finché non è stato dimenticato dalla sua stirpe e dai suoi servi, i spaventosi Shoggoth. Ovviamente quello marino si riferisce anche al mito di Cthulhu, degli antichi giganti che si sono rifugiati nelle profondità del mare, tra questi c'è Cthulhu. Le torce vi stanno abbandonando, quindi decidete di spegnerle mentre cercate un modo per uscire da questi tunnel. Se hai qualche mezzo per orientarti o per segnare il percorso, come una bussola o dei coriandoli, non ce la faccio, ragazzi, muro di cuori per i coriandoli. Oppure un taccuino per prendere nota della strada. E io per mafia uso il taccuino che ci siamo portati, il quaderno e la penna, ma quei cazzo di coriandoli noi non li usiamo. Usiamoli. Percorriamo la strada all'indietro e andiamo a pagina 10. Siamo riusciti a uscire dalla... Grazie a chi? Grazie a chi? Grazie ai coriandoli. Che follia. Il suono ritmato che sentivate ora è molto più forte, tanto che sembra risalire lungo il corridoio che state percorrendo. Danforth ti guarda spaventato, e anche se puoi vedere solo i suoi occhi, sei certo che stia cercando di mostrarti qualcosa. Cautamente accendi la tua torcia elettrica, che ha le batterie quasi esaurite. Illumini il pavimento di fronte a te. Cadaveri. Dozzine di cadaveri, di quelle strane creature che lei chiamava gli antichi, giacciono ammassati ovunque. Sembra che i loro corpi flessibili siano stati sventrati e fatti a pezzi con furia da una forza sconosciuta. Forse i pinguini si nutrono dei corpi conservati di coloro che un tempo li governavano? Ah, noi pinguini. L'osservazione di Danforth ti fa comprendere il tuo errore. Riprendi l'esplorazione a pagina 87. Dopo che hai spento la torcia elettrica, la voce del tuo amico è l'unica cosa che ti mantiene sano di mente, nonostante la crudezza delle sue parole. Questi cadaveri decapitati sono troppo recenti, troppo ben conservati per essere stati il nutrimento, no. Questi sono gli esemplari che Lake aveva salvato dal ghiaccio e tutta la loro comunità. Risvegliati dal loro letargo lungo eoni e nel bel mezzo del gelo di un'epoca sconosciuta, attaccati da animali a quattro zampe, maciullati da scimmie dalla pelle bianca, coperti di vestiti e attrezzi bizzarri. Gli antichi, scienziati provenienti da un altro tempo, hanno fatto quel che avrebbe fatto chiunque. Si sono difesi. Dopo aver trovato i loro rapitori, hanno attraversato le lande congelate che i campioni delle loro... con i campioni delle loro ultime scoperte e hanno letto le iscrizioni proprio come noi. Hanno cercato di riunirsi con i loro simili, i loro fratelli nascosti nelle profondità. E Danforth termina il suo terrificante racconto senza fiato. Una presenza mostruosa e opprimente sembra materializzarsi dal nulla. Vai al 47 per scoprire cosa accade. Ribellandovi alla vostra stessa ragione, vi girate con le torce elettriche puntate verso la fitta nebbia che sembra avanzare nel corridoio come se fosse viva. Ancora una volta sentite quella melodia impressionante, ma ora è chiara come il come sia il testo di una preghiera ancestrale. Tekeli li, tekeli li.
La luce delle vostre torce elettriche allontana l'oscurità per una frazione di secondo e poco a poco la nebbia inizia a dissiparsi. Con uno spasmo incontrollato, lasciate cadere le torce e vi lasciate in una corsa precipitosa verso il tunnel che porta alla superficie della città morta. Totalmente sconvolto, corri a pagina 111. Signori. Hai terza morte. Correte nell'oscurità attraverso vicoli distrutti, sui selciati levigati della città senza nome. Né il freddo né la fame possono fermare la forza del terrore che alimenta la vostra fuga. Senza sapere come o quando, ti svegli nel mezzo di ululati in una delle cabine buie dell'Arkham Asylum. Il povero Danford accanto a te sta oscillando avanti e indietro mentre cantilena i nomi familiari delle stazioni della linea Boston-Cambridge. Non c'è sguardo, nel suo sguardo non c'è consapevolezza, è privo di lucidità. Quando inizi a ricordare, puoi solo provare invidia per lui. Se mai riuscirai a riprenderti, sai che proverai con tutte le tue forze a scoraggiare uomini incauti a partire per le spaventose montagne della follia con nuove spedizioni. Ma ora puoi solo rivivere in continuazione gli ultimi istanti dell'incubo che avete attraversato. Quando hai guardato indietro, ti aspettavi che qualcosa di orribile vi stesse inseguendo. Ma non avresti mai potuto immaginare che ciò che sarebbe uscito dalla nebbia sarebbe stato così malvagio, atroce e ripugnante. Una colonna iridiscente di materia plastica, fetida e nera, che emanava una nube di fumo, proveniente dall'abisso. Una massa in forma di bolle con una migliaia di occhi che si formavano e si disfacevano come pustole, che avanzava verso di voi, passando sopra ai frenetici pinguini. Nice. L'ultima cosa che ricordi prima della vostra fuga forsennata è il grido beffardo te che lì, perché mostruosi Shoggoth stavano solo imitando le voci dei loro padroni. Fine. Ora, ciò contro cui noi abbiamo combattuto è sempre stato davanti ai vostri occhi. E ora io spegnerò un attimo le webcam mie e di... Anzi, non le spengo perché poi non ci sentite più. Ma le faccio diventare piccole. Per un attimo, così vi mostro quello che da domenica Giovanni aveva già deciso di disegnare e di mostrarvi. Ovvero, non so se Deborah sta vedendo la live. Sì. Giovanni ha disegnato esattamente il mostro che, tra virgolette, vive all'interno delle montagne della follia, ovvero una massa miriade in forma di bolle con miriade di occhi e bocche. Che schifo. Cioè, il disegno è bellissimo. Che schifo la creatura. Sì, Giovanni è stato bravo perché io ovviamente avevo già letto il libro, non il libro game, avevo già letto il libro, il racconto originale, quindi sapevo cosa stava disegnando Giovanni durante la live. Però devo dire che è stato molto bravo a non fare alcuno spoiler durante la live. C'è un ultimo messaggio che ci vuole dare il libro. E dice: congratulazioni! Sei sopravvissuto agli orrori delle montagne della follia e hai svelato i loro terribili misteri. È probabile che passerai un po' di tempo internato al sanatorio, ma puoi essere senza alcun dubbio fiero di te stesso. Hai fatto un altro passo avanti per entrare a far parte del gruppo esclusivo dei veri esperti dei miti di Cthulhu. Quindi questo era il finale reale del libro. Ma quindi è finito, ce l'abbiamo fatta. E ce l'abbiamo fatta esattamente per mezzanotte e 02. Che grandi. Cioè... meraviglia. Esatto, congratulazione, sei folle. Ma sei folle con stile, perché sei folle. Però potrai recuperare la tua sanità mentale con l'unico intento di dire a tutti gli altri: raga, non ci andate alle montagne della follia, sopravvalutato. Due stelline.
due stelline su 5, cioè non... su TripAdvisor gli diamo 2 stelline su 5. C'è bel posto, freddo, freddo, ma sì. ospiti di casa poco pazienti. Però la fauna non è male, i pinguini albini non erano male. Comunque non valgono il viaggio, il costo del viaggio. Esatto, comunque sì, sicuramente non vale, a meno che non mi ci portano gratis, non vale il costo del viaggio. Ragazzi, anche questa avventura è finita. Il libro era molto piccolo, io lo dico per correttezza. Il libro era grande più o meno quanto era grande il primo volume, quello sulla chiamata di Cthulhu, e lo dico per chi sta in questo momento giocando al primo volume. Quindi se non so se è ancora online Ranoson, ma se ti vuoi divertire anche con questo secondo volume, che ha ancora dei finali che noi non abbiamo esplorato, perché noi ricordiamo che c'è ci sono ancora almeno 3 finali del libro che noi non abbiamo esplorato, che sono quelli che noi abbiamo scelto di andare a sud, no, abbiamo scelto di andare a est addentrandoci nella montagna, ma avremmo potuto scegliere un altro dei 3 punti cardinali, trovando sicuramente finali diversi, che io tipo non dico stasera ma domani probabilmente per i fatti miei mi andrò a leggere. Abbiamo trovato quello originale del racconto di Lovecraft, ma secondo me sono interessanti anche tutti gli altri 3. Io me li leggerò, se mi piacciono ve li leggo così al volo la prossima volta. Il ragazzo di Ranoson l'ha ordinato tipo ieri. Bravo, bravo il tuo ragazzo. E bravo, brava tu quando ci giocherai. Ragazzi, a me sembra incredibile come siamo riusciti a sopravvivere diventando pazzi, ma finendo il libro, con 1 chilo di coriandoli. Però io ci sarei rimasta male, cioè se fossero stati utili. Erano talmente, sì, esatto, strani, erano talmente, esatto, strani che dovevano essere utili per forza. O magari la psicologia inversa, e poi magari erano veramente inutili per questo motivo. E invece allora, salutiamo Black Appella che dà la buonanotte a tutti. Buonanotte. Dice, sognate coriandoli e pinguini albini, ma non la testa di Lake nella latrina, please. Allora, io direi che ringraziamo Deborah per la compagnia. Ma ringrazio e io voi, ragazzi, per le scelte folli che ci ha fatto fare. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alla live per 2 ore e più di 2 ore e poco più di Libro Game. Diventiamo sempre di più, a me questo non fa che piacere, perché comunque è un format a cui sapete che tengo particolarmente. Detto questo, diamo gli appuntamenti della settimana, anche se io gli appuntamenti della settimana potrei fare il figo e dire che li so a memoria, ma non è vero. Però sicuramente quello che doveva essere giovedì il Libro Game è stato stasera, quindi martedì dovremmo fare il nostro stupendo Just Chatting. Non sappiamo ancora chi sarà, chi ci sarà, su cosa sarà, esatto, come al solito. Mentre domenica dovremo affrontare una nuova lettura visiva. Deborah, eccomi qua. Lo possiamo dire o non lo possiamo dire quello che più o meno avevamo pensato di leggere? Perché c'era stata una proposta. Abbiamo detto sì tutti, però nessuno ha scritto nel programma quello che avevamo detto. No, ma secondo me sì. Cioè... sì. Ok, allora abbandoniamo il fantasy per un po'. Abbandoniamo il grottesco, abbandoniamo il macabro, abbandoniamo il cyberpunk e la fantascienza, e ci dedichiamo a un genere che per certi versi abbiamo già trattato, ma non in questa maniera, perché abbiamo trattato il thriller con
il libro, quello sul, sull'assassino di bambini, ora non mi ricordo, ma perché il libro di Carlisi, sì, quello che aveva portato, esatto, sì sì, non mi ricordo il titolo. Però thriller è una cosa, ma giallo, il suggeritore, il suggeritore, bravissima, bravissima. Ma mentre il suggeritore di Carlisi era un thriller, adesso ci spostiamo più sul giallo, possiamo dire. Sì. Credo si possa definire così. E quando si parla di giallo e di detective, si parla tendenzialmente di, se non è Detective Conan, che comunque prende il nome dall'autore di cui noi andremo a leggere, perché Detective Conan si chiama l'hanno Conan scritto, perché prende il nome da Conan Doyle, quindi andremo a leggere un racconto di Sherlock Holmes da Conan, di Conan Doyle. Ora, quale racconto non ve lo diciamo, noi lo sappiamo già in realtà qual è il racconto che abbiamo scelto, però non ve lo diciamo. Non vi diciamo neanche chi ci sarà a leggere e chi ci sarà a disegnare, semplicemente perché non l'abbiamo ancora deciso. ragazzi, scusateci se negli ultimi giorni vi stiamo dando un programma un po' raffazzonato, cioè non dettagliato, ma capirete anche che abbiamo speso le nostre energie, tutte le nostre energie, per organizzare quella che è stata la maratona di domenica. Abbiamo speso le nostre energie per invitare gli ospiti, per organizzare le tempistiche, per organizzare i format, cosa leggere, cosa non leggere, il libro game, lo storyboard, e abbiamo tralasciato leggermente la programmazione del canale, che però non è tralasciata al caso. Sappiamo cosa fare, ma non i dettagli. C'è anche da dire che presto avrete anche piccole / grandi novità, nel senso che per noi cominciare il secondo anno significa anche sicuramente investire un po' più di tempo del nostro tempo libero per fare un piccolo upgrade del canale, se non tecnico, quantomeno possiamo dirlo visivo. Lo possiamo anche dire, non diciamo cosa, ma Giovanni si sta veramente facendo un mazzo tanto per, sì, per portare un upgrade di tipo visivo al canale. Neanche noi sappiamo cosa sta combinando, onestamente. ci ha dato delle idee, ci ha detto delle vaghe cose che vuole fare, e noi gli abbiamo dato carta bianca perché sappiamo cosa è in grado di fare, quindi ho detto fai tu, cioè non ci interessa quello che fai, ci piacerà sicuramente. Esatto, ci fidiamo. Ci fidiamo, esatto. Ci mancherebbe altro che non ci fidiamo. Ora, io l'unica cosa che mi faccio promettere da Deborah, così, eccomi, non era qua previsto, è che abbiamo finito questo anno scoprendo ZBrush. Lo porteremo altre volte. La modellazione 3D di Deborah. E io vorrei vederla di tanto in tanto. Ah, ve lo prometto, raga, assolutamente. Io non dico, io, allora, non voglio esagerare e dire facciamo uno story build tutto con la modellazione 3D, perché mi rendo conto che sarebbe impossibile fare un'intera illustrazione, un'intera immagine in 3D in un paio d'ore. Però qualche lettura visiva, secondo me, si può fare con, sì, perché volti, no, i volti dei personaggi principali o altre cose così. Insomma, ci pensiamo. Sì, che, sì, ripeto, sì, mi ha affascinato troppo quella cosa che hai fatto in due ore con, per Arkham, per il manicomio di no, Arkham. No, ma è una bella idea. Poi comunque io mi diverto, quindi approvo, senz'altro. Esatto. Detto questo, non ci resta che darvi la buonanotte. Ci vediamo giovedì con un Just Chatting. Scoprirete cosa, quando e perché. E per tutti quelli che sono abbonati e che fanno parte del gruppo Telegram,
avete potuto vedere come il mio piccolo esperimento della giornata, ovvero l'installazione del bot che vi dice quando siamo online, funziona. Noi siamo andati online e dopo 40 secondi vi è arrivata la notifica su Telegram con tanto di link, quindi non potete scappare, cioè tutti quelli che sono sul gruppo Telegram ormai riceveranno la notifica. Non avrete più la scusa del ma Twitch non ci ha dato la notifica. No, ora il gruppo Telegram ve la dà. E quindi non avete più scuse. Siete fregati. Siete fregati, fregatissimi. Anche se ovviamente non ne avrete voi, voi utenti di fiducia e amici ormai, non avete bisogno della notifica, ma noi ve la mandiamo lo stesso perché spesso ce lo dimentichiamo pure noi quando andiamo online. Adoro. Detto questo ragazzi, veramente vi do la buonanotte e a giovedì. Buonanotte ragazzi. Buonanotte.